L'hanno alzata il capitano Giorgio Chiellini e tutti gli azzurri di Roberto Mancini nella sera di Wembley lo scorso 11 luglio, quando l'Italia è diventata campione d'Europa. La Coppa è stata in bella mostra oggi all'Aurum di Pescara. Dalle 10 alle 16 per tanti tifosi c'è stata l'opportunità di una foto ricordo o di un selfie con il prestigioso trofeo. Il tutto in concomitanza con la visita a Pescara del presidente federale Gabriele Gravina, fiero di aver portato questa Coppa nel suo Abruzzo. Continuiamo a vivere quei momenti di grandi emozioni che abbiamo già vissuto, li continuiamo a raccoglierli, a coltivarli e cercare di distribuire, di far partecipare, di condividere questi momenti di grande gioia con quanti tifosi, con tanti tifosi e con tutti coloro che hanno voglia di toccare con mano questo splendido trofeo. Il presidente Gravina accende poi una speranza per gli sportivi abruzzesi, parlando così dell'ipotesi di far disputare a Pescara una partita della Nazionale Maggiore, campione d'Europa. Come sapete ci sono delle condizioni oggettive legate ad alcune norme di protocollo UEFA che vengono richieste per alcune competizioni. Pescara rientra nei nostri programmi, lo faremo quanto prima. Infine un pensiero sulla ripartenza di tanti campionati dilettantistici fermati per un anno e mezzo dalla pandemia. Ma ci sono stati tanti altri dirigenti molto responsabili, a malincuore hanno staccato la spina perché non c'erano le condizioni, i presupposti per mettere insieme quegli ulteriori sacrifici che vengono richiesti a tanti volontari nel mondo del calcio. Quindi la base del calcio ha dato una risposta straordinaria di lealtà, di fedeltà, di attaccamento al mondo del calcio, al mondo dello sport. A che punto è l'iter per la riforma dei campionati? Ci siamo, stiamo lavorando, al prossimo Consiglio federale faremo un'altra verifica, stiamo andando avanti. È possibile avere qualche dettaglio? No, i dettagli li conoscete ormai, non vorrei entrare negli aspetti tecnici, quando saranno pronti li comunicheremo.